Finalmente anche Bersani si è accorto che Mario Monti non è il portatore ideale degli interessi italiani nella negoziazione a livello comunitario. Se ne è accorto tardi e le argomentazioni utilizzate per criticare Monti non sono delle più convincenti, ma se ne è accorto. E occorre che noi riflettiamo con attenzione su questa circostanza, perché è da essa che nascerà la capacità di rendere governabile o non governabile il Paese in esito di un eventuale accordo fra Monti e Bersani dopo le elezioni. Per il resto c'è poco da dire, salvo fare una notazione: il Cavaliere può essere liberamente insultato da chiunque. Una volta che risponde per le rime, il chiunque si scandalizza e si offende. Anche questo è un argomento interessante sul quale richiamerei l'attenzione degli elettori.